grande stima doverosa per tutti quelli che hanno le loro idee, le loro convinzioni, le loro certezze e le difendono in ogni circostanza. Però ancora più stima per tutti quelli che in ogni momento del loro itinerario di vita sono disponibili al dialogo, che attraverso il dialogo con gli altri, perché no, a modificare le loro convinzioni. In altri termini, è giusto avere delle certezze, coltivate le vostre certezze, però il mio invito sommesso è di coltivare i vostri dubbi. Materie umanistiche, facoltà umanistiche, l'uomo è il cattivo, tutto il resto è buono. Invece è esattamente il contrario, è chiaro che l'uomo fa fatica, perché fa fatica essendo parte della natura. Noi perseguiamo questo obiettivo, però stiamo lottando contro le leggi della natura, è meglio che ce lo chiediamo. Stiamo lottando contro le leggi della natura, che sono caratterizzate dalla sopraffazione di essere su altri esseri. In questo momento mentre noi stiamo parlando, io credo che lo Stato italiano sia debole, anche economicamente. Chiede l'elemosina, aumenta le tasse, mentre invece gli eredi di quei briganti, che erano personaggi leggendari, adesso sono meno leggendari, ma più scaltri, organizzati, sono entità che economicamente demesse. La camorra, l'andrangheta, la mafia sono molto più efficienti dello Stato, del povero Stato italiano. Però questa è una provocazione, fate conto che io non l'abbia detta. Anzi, per rassicurarci tutti, canterò una canzone. Quanto fiando, il vero non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette.